donatore. Beh, quando vorrai diventare donatore di sangue, basta fare un prelievo. Perfetto, la prima volta che fai una donazione di sangue, puoi chiedere che ti venga prelevato un ulteriore campione di sangue. Questo viene testato, viene determinata la formula genetica, archiviata la formula, se no a qualsiasi parte del mondo qualcuno ha bisogno per vincere la leucemia, ti telefoneranno. Quindi io basta che lo chiedo quando vado a fare il prelievo, cioè certo. È una cosa semplicissima, chiedere di aderire al progetto. Difficile sarà mantenere la promessa, perché in un momento buono o ti verrà chiesto di prelevare sangue dalla cresta iliaca o da una vena con un'eferesi, previa stimolazione, che vuol dire che ti danno un farmaco che aumenta le tue cellule in modo artificiale da poter prelevare e donare. Attenzione, in quel momento, se qualcuno ti telefonerà, tu avrai la netta consapevolezza di essere l'unica persona al mondo in grado di salvarne un'altra. Se tu dirai di sì, la puoi salvare. Se tu dirai di no, per lui non c'è alternativa. Quindi prima di decidere di sì, pensaci bene. Coraggio. Ragazze, secondo voi è stata utile la mattinata qui con... Sì, assolutamente. Sì, sì. Cosa avete deciso nel vostro intimo? Lo si può dire? Ho capito che quello che ho fatto è veramente giusto, cioè, prima magari lo sapevo di meno, adesso di più. Grazie. Per quanto mi riguarda adesso non lo so, però sicuramente ci penserò. Ma adesso avete la responsabilità di diventare testimoni, certo. Prendere il bastoncino e darlo agli altri, di parlarne in classe con i vostri amici, nelle vostre compagnie, per qualsiasi tipo di dono. Non è solo un gesto fisico, anzi il dono non è quasi mai un gesto fisico, perché se non riusciamo a capire perché donare, non riusciremo mai a donare. Allora intelligenza, il primo elemento di tutti i doni, l'intelligenza, una cosa superiore che gli altri in quel momento non hanno e che ci diversificano, ci fanno essere davvero unici. Grazie. Arrivederci. Ciao.